Benvenuti ad Entre Fuori, oggi con noi un politico che comincia a militare nelle fila della DC a soli 16 anni, poi una lunga carriera che lo portano a ricoprire il ruolo prima di consigliere comunale, poi di presidente del consiglio provinciale, fino a coronare il suo più grande sogno, quello di diventare sindaco della sua città, Ragusa, oggi al terzo mandato da deputato regionale e ricopre il ruolo di deputato questore nell'ufficio di presidenza dell'ARS. È con noi l'onorevole Nello Di Pasquale. Nello Di Pasquale, ci diamo del tu perché ci lega un'amicizia ormai lunga e intensa, è una carriera quasi quarantennale, ma tutto comincia all'età di 16 anni perché tu militi nella sezione giovanile della DC. Come scatta la scintilla della politica? Allora, innanzitutto ciao e grazie per questa opportunità. La politica io l'ho avuta sempre, devo dire, nel sangue. Mi sono tesserato giovanissimo, ovviamente. Allora io avevo mio padre che faceva politica, era nel mondo della politica e quindi l'avvio sicuramente me lo dà mio padre. Però io ero cresciuto nell'ambito delle segreterie. Poi nel 1986 mi sono per la prima volta candidato, scommesso, doveva tenersi il congresso cittadino della segreteria dei giovani della Democrazia Cristiana e io mi sono lanciato come ho sempre fatto nella mia vita, nonostante no, ma non lo fare, chi ci porta? Io mi sono candidato, volevo rappresentarli e sono stato eletto. Da lì inizia una vita politica attiva che, così come hai detto bene tu, stiamo parlando dell'86, giugno dell'86. Quindi quest'anno sono 38 anni, fra due anni saranno 40 anni di attività politica. Ecco, papà, qual è l'insegnamento più grande che ti ha trasmesso in questo avvio alla politica? Di non toccare mai i soldi. Questo. Di non toccare mai i soldi. Questo è un grande insegnamento. Questo lo ricordavo, vedi, questa non, è una metterti, cosa bella. Non metterti mai i soldi. E mi raccontò un fatto che non l'ho mai raccontato. Ah, vedi, e questo è il format adatto, perché qua tutti volta, si confessano in aneddoti mai raccontato. Che una volta, perché lui viveva nell'ambito della segreteria politica, allora c'era Giummar, era presidente anche della regione, lui era vicinissimo a Giummar ed era il riferimento. Per una questione, sto parlando di circa 40 anni fa, perché lui lo raccontava a me e poi a me rimase impresso. Una persona voleva disdebitarsi con lui per una cortesia che lui gli aveva fatto, cioè lui gli disse di no, gli voleva fare un regalo proprio in economica, in soldi. Lui gli disse di no. Comunque Mora della Paola ritorna a casa e si trova nella giacca una busta con i soldi. Si trova questi soldi, lui lo disse a mia madre, ce ne parlò con mia madre, gli raccontò il fatto, immediatamente li ha restituiti. Cioè, partì, era di sera, era la cena, cioè, si alzò, prese e gli consegnò. Questo fatto mio padre me lo raccontò. È un insegnamento che vale più mille parole. Me lo raccontò all'inizio. Cioè, e per me è stato fondamentale stare attenti. Poi non è solo questo. Cioè, poi la politica è impegno. E un'altra cosa che mio padre mi ha sicuramente trasmesso, il rispetto delle persone e dire sempre si può fare, la verità. Non si può fare, la verità. Cioè, perché alla fine ti apprezzano per quello che dici. E devo dire che nei 40 anni quasi di attività politica e in 30 amministrative, di tante elezioni da consigliere comunale in poi, gli elettori me l'hanno sempre riconosciuto, questo modo di fare e di comportarsi. Senti, qual è il regalo più bello che ti ha dato la politica dal punto di vista umano? Una storia che porti nel cuore? Una su tutte, no? Ce ne sarà qualcuna in questi quasi 40 anni di militanza? Veramente troppi. Cioè, io quando mi sono sposato, a 20 anni, mi sono sposato giovanissimo, ero il guardiapesca della città.
quindi base proprio, e ero sposato, avevo una bambina piccolina e così via. E la politica, gli elettori, io ho gratitudine immensa, mi hanno permesso di ottenere tutto quello che io volevo fare in politica, mi hanno permesso di fare il sindaco. E ora ci arriviamo, ma e tu avevi riferimenti fondamentali, De Gasperi, D'Osturzo, sono stati i tuoi riferimenti politici? Sì, sicuramente più di tutti D'Osturzo, cioè io ho proprio quel, cioè, quel io ho studiato politica, cioè, nel senso sono cresciuto nella scuola politica e sono cresciuto nella scuola politica perché poi ho avuto ruoli anche regionali e quindi la mia formazione, io ho una formazione, la formazione è stata quella sturziana, cioè proprio che poi Sturzo non aderì mai alla Democrazia Cristiana, cioè un personaggio un più liberale, io forse ecco, lo definisco più socialista, un centro-sinistra e così via. E io ci sono, la mia formazione è quella, cioè l'essere popolare che a me mi proviene... Popolare a contatto col popolo, perché il popolo è la tua forza, e il popolo è l'uomo, è l'individuo sempre a centro, cioè di qualsiasi cosa. Questi sono gli insegnamenti che ho avuto e che me li sono portati dietro, purtroppo poi la Democrazia Cristiana... Ecco, finisce questa esperienza, la DC, arrivi nel Partito Popolare, poi nel CDU, che ricordo hai di quegli anni? Ricordo anni difficili. Io ricordo, devo parlare sempre di mio padre, ricordo che nel 94, allora poi io nel frattempo ero diventato segretario provinciale dei giovani della DC, sì, presidente nell'89 del consiglio, e poi nel 92 segretario provinciale dei giovani del Partito Popolare, che ci divento grazie a una persona che voglio, certo, voglio citare, grazie a Burtone, a Giovanni Burtone. Lo salutiamo, è un amico carissimo, Giovanni, è un medico straordinario, Giovanni, ha salvato anche la vita Giovanni, che era capo componente, nonostante una componente diversa, mi viene in soccorso, in aiuto e mi aiuta a determinare quella posizione. Stiamo parlando agli inizi degli anni 90, dopodiché poi nel 94 ci sono le elezioni comunali. Nel frattempo la DC cambia il Partito Popolare e io decido di, mi voglio candidare. Mio padre mi disse, Manello, ma lo sai, ma è tempo, era il periodo di Tangentopoli, era un periodo dove la Democrazia Cristiana era messa sotto accusa e quella classe dirigente dell'intero mondo. E io dissi a mio padre, ma io sono, ho i miei valori, io ci credo, io mi voglio candidare, io pretesi la candidatura. A tal punto che sono stato candidato con la riserva del movimento giovanile, c'era una riserva in voto, mi sono candidato e sono arrivato il secondo degli eletti. Vedi, presi... che gratificazione, papà che ti disse in quell'occasione? Sì, però attenzione, mio padre mi diede una mano, lui diceva sempre che il 50% l'aveva fatto lui, ed è vero, perché mio padre era... aveva tanti amici, collegamenti, era una persona seria, e la parentela, il 50% mi aiutarono i ragazzi, ed ebbe un risultato grandissimo, perché una lista fortissima, arrivai secondo nella lista e secondo di tutti gli eletti nella città con quasi 600 voti. Allora sto parlando 1994. Vedi che orgoglio, però no? Ecco, già da quel momento mi canto in un momento difficile, cioè scappavano tutti alla Democrazia Cristiana, io mi sono candidato nella Democrazia Cristiana nel 94, che poi era partito. Senti, poi l'esperienza di presidente del consiglio provinciale, poi arriva finalmente quello che rappresenta un po' il tuo sogno, no? Diventare sindaco della tua città. Anche questo è stata una battaglia, perché non mi volevano candidare, mi sono alzato. Ti piacciono le sfide difficili? Sempre. Io una bella mattina gli ho fatto trovare 600 manifesti in tutta la città, allora si potevano mettere i manifesti senza problemi, e perché non poteva essere, mi sono candidato. E i primi, da novembre fino a marzo, lì ricordo un'altra figura importante, che era mia nonna. Mm. Da lì, perché? Perché quando, purtroppo lì muore mia nonna, a marzo, quello legatissimo, e quando facciamo il funerale, c'erano i manifesti miei messi durante il funerale. Peccato che non riuscii a vederla, e devo dire una cosa, che da novembre fino a marzo io rimasi senza simboli. E io al ballottaggio, poi divento sindaco di Ragusa.
Ecco, tra le tue più grandi, insomma, battaglie, la riqualificazione del porto, no? Che porta anche la tua firma. Questa è una chicca importante nel tuo percorso politico. Io penso politico. Di aver cambiato totalmente volto a quel porto. La città, cioè di averla cambiata tutta la città, perché oltre alle cose che ho realizzato, che abbiamo realizzato, abbiamo dato poi un indirizzo che è seguito, perché io avevo un'idea. Cioè, di come la città doveva crescere. Avevamo un centro storico che era Ibla, che doveva diventare il Salotto, e quindi abbiamo avviato una forte riqualificazione di Ibla, demolizioni importanti come un edificio abbandonato e inagibile che si trovava proprio davanti ai giardini Blei, demolito, ricostruito, riqualificato i giardini, riqualificato una chiesa, San Vincenzo Ferreri, abbandonata da 50 anni, cioè, e inizio a pedonalizzare tutta una parte che dai giardini andava fino a Piazza Pola. Parallelamente a questo realizzavamo 3 parcheggi sotterranei a Ragusa Superiore, forse l'unica città piccola media che ha avuto una capacità di realizzare 3 parcheggi sotterranei per quasi 1000 posti auto, e poi parallelamente a Marina porto turistico, che era proprio il mio pallino infrastrutturale, turistico di Marina di Ragusa, e la riqualificazione, perché io non ho realizzato solamente il porto. Certo, ma abbiamo, era tutto collegato, riqualificato, abbiamo riqualificato anche il lungomare, la piazza, e lasciato un progetto complessivo che prevedeva anche piste ciclabiche, prolungamente, così via, che poi è continuata con le amministrazioni successive. Cioè, queste sono le cose più importanti. Poi è che da sindaco ti passi anche un momento di orgoglio, no? Perché ti trovi a fare il cerimoniere, comunque a officiare un matrimonio importante, quello di un personaggio a cui quel territorio è molto legato, perché stiamo parlando di Luca Zingaretti con il commissario Montalbano e Luisa Ranieri. Qua abbiamo una foto che documenta quel momento, tu giovanissimo. Che ricordo hai di quel giorno, di questo matrimonio importante, la città che diventa comunque un punto di incontro di tutti questi VIP che scendono a Ragusa per celebrare e festeggiare insieme questo matrimonio di Luca Zingaretti? Più che ricordo, io ho sentimenti di riconoscenza. Ho un sentimento di riconoscenza da amministratore e da politico di quel territorio, perché lui e Luisa Ranieri, Zingaretti e Luisa Ranieri, hanno fatto un regalo enorme alla nostra città, ma non dico solo alla nostra città, al nostro territorio, perché l'aver scelto Ragusa, il nostro territorio, per celebrare le loro nozze, è stato un regalo immenso, cioè, di cui io ancora oggi ho sentimento di riconoscenza. Immaginatevi, ne parlarono tutti i giornali europei, mondiali, cioè, e girava la mia foto con loro e in tutte le riviste. Ecco, ma di quel giorno che ricordi, a parte diciamo. Poi dico, ecco, il sentimento personale, cioè anche di riconoscenza, il sentimento personale di riconoscenza perché c'ero. Mi hanno permesso di esserci non solo nella celebrazione, ma mi hanno permesso di esserci anche durante il matrimonio. Ci sono andato con mia figlia, con Veronica, che tu conosci, ci sono andato con Veronica, è stato un regalo immenso. Ecco, questi sono. Ed è rimasto anche un rapporto di amicizia importante, è capitato di risentirti diverse occasioni. Ogni tanto capita, li seguo, ho un'ammirazione, nei confronti di tutte e due, sia di Luca Zingaretti che di Luisa Ranieri. È veramente un patrimonio immenso che abbiamo avuto noi, è un territorio che gli deve. Io ricordo una cosa, che quando lui è venuto nel nostro territorio a fare le prime cose, era un territorio devastato, non so, Ibla non era quella che era, però lui poi lo riconosceva che era un territorio che era cresciuto. Quindi gli dava anche il merito da sindaco di aver contribuito. Era un territorio che era cresciuto, un territorio che era andato avanti con le riqualificazioni. Noi abbiamo fatto di tutto per non farcelo scappare e l'abbiamo sostenuta la vincita. Cioè, e ci siete riusciti perché era conteso. E l'abbiamo sostenuta ed è stata un'altra delle cose importanti che in quegli anni abbiamo fatto, ma ti dico, a lui dobbiamo veramente tanto.
Senti Nello, tornando alla tua carriera, no? Tu ti dimetti poi da sindaco perché fai altre scelte, perché ti sono sempre piaciute le sfide, no? Perché Tutte sfide sono decidi state. di cambiare schieramento, di candidarti con il centrosinistra. Ti sei mai pentito di questa scelta? Oh, assolutamente. Ma infatti sono passate tanti anni e pago prezzi per stare nel centro-sinistra perché sono all'opposizione in minoranza. Cioè, nessuno può dire sì, Nello Di Pasquale ha guadagnato passando nel centro-sinistra. No, ho pagato prezzi e pago prezzi dal punto di vista di gestione del potere, però sono convinto del ruolo del Partito Democratico che sta svolgendo in Italia e che svolge in Italia, in Europa e anche nella regione, nel paese, negli amministrativi. Tra le tue esperienze anche un'esperienza importante. Io ero una giovanissima cronista del Corriere dello Sport, c'è una convention. Come nasce questo movimento Il Territorio? Allora, nasce perché il passaggio nel centro-sinistra non fu un passaggio così dall'oggi al domani. Io le cose le devo metabolizzare, riflettere e poi dopodiché quando mi rendo conto metto la faccia, ci metto la faccia, perché so quando dico io i miei elettori ho gratitudine infinita perché mi hanno sempre votato la persona a assecondato, prescindere dagli no, ma mi hanno schieramenti. assecondato, cioè mi hanno E assecondato, mi questo hanno, perché il capito, voto va alla persona, mi hanno indipendentemente. permesso tutto questo, il mio sentimento è il sentimento di gratitudine immenso. Io entro in crisi alla fine degli anni 2008-2009, mi autosospendo già nel 2009 perché non condividevo più tutta una serie di cose. Il passaggio non fu per dire no, io prima metto su questo movimento che prima era provinciale, territorio, territorio non nasce a Palermo, cioè regionale, prima nasce, proprio nasce a Nel Ragusa, tuo territorio. nasce a Ragusa e io inizio, cioè, scollegato da Forza Italia, inizio a fare politica nel territorio perché era uno strumento. Poi dopodiché cresce territorio, diventa regionale, cioè inizio ad avere contatti anche fuori dalla provincia. È uno di quelli che mi aggancia in Ecco Zampaglieri. perché io dicevo da cronista del Corriere dello Sì, Sport, perché io partecipai appunto in è quell'occasione, perché tra vero. i principali protagonisti di questo movimento c'era Zamparini, C'era di cui tu Zampaglieri. nutriva grande fiducia nei tuoi Zampaglieri in quel confronti, ti voleva contesto. candidato presidente della regione. In quel contesto disse: cioè, noi dobbiamo, cioè, il candidato è il presidente della regione, il sindaco di Rosa. Nello. Io poi intervenni e mi defilai perché. Non, cioè io sono uno nella mia vita che i passi li ha fatti uno dopo Gradatamente. Ti gradatamente, sembrava quindi azzardata la come vedevo scelta. veramente azzardata. Quindi questa cosa poi alla fine non maturò per colpa mia, perché io non ebbe, non so il coraggio, non so E la ti sei giusta pentito di opzione. questa No, scelta, no, no, appunto. perché se io mi fossi candidato, con quelle condizioni noi non prendevamo neanche il 5%, io ne sono convinto. Quindi ho fatto una scelta consapevole. Ecco, Nello, che ricordo hai di Maurizio Zamparini? Guarda, io non lo conoscevo, cioè, poi io non seguo il calcio, quindi zero completamente. Quando l'ho incontrato, perché lui mi volle incontrare, e mi disse qual era il suo progetto, cioè, ma sì, cioè lui era convinto che io, secondo me, non so come, attraverso quale informazione, era convinto che io dovevo fare il presidente della Aveva regione. questo progetto e aveva individuato in te chi potesse Sì, portare avanti questo progetto. e io gli dissi andiamo avanti, costruiamo il progetto, ma lui veramente di questa cosa ne era convinto e poi purtroppo fu un motivo di discussione. Fu un motivo di discussione, lui non l'accettò il mio no. Però per me comunque fu un motivo sempre di orgoglio e a lui va il ricordo e la riconoscenza anche di aver pensato a un ragazzo come me, dalla lontana E Ragusa, per uno che che aveva grande fiuto per i talenti sicuramente calcistici, anche aver guarda, individuato in te un talento politico però ti non fa era, però non onore. era il momento, mi dispiace ma non era il momento, quello era. Ecco, se potessi rincontrarli o rincontrarlo oggi, cosa gli diresti a Maurizio Zamparini? Bah, purtroppo poi non ricapitò più perché lui ci rimase male, veramente. E
Niente, potrei solamente continuare a giustificarmi e a spiegargli perché non era il momento. Sentinello, sei il tuo terzo mandato, no? Tra l'altro, ancora una volta, il più eletto fra tutti gli schieramenti politici. Oggi Nella sei città. Della città, ovviamente lo precisiamo, a Ragusa. Tra l'altro sei oggi componente dell'ufficio di presidenza dell'Ars, sei deputato questore. Quanto è grande l'orgoglio di mantenere sempre questo primato, no? Di essere il più eletto nel tuo territorio. Guarda, ti posso dire una cosa. Prima, quando io sono arrivato da poco, no? E mentre entravo e vedevo, anche se ci sono i lavori in corso, il palazzo, vedevo il palazzo dei Normanni, cioè io mi emoziono. Sempre come se fosse la prima volta. Dopo tanti anni, non solo da deputato, io questa l'assemblea la vivo da quando ero sindaco, da tanti anni, attraverso i parlamentari che ho conosciuto. E quindi mi emoziono perché è un grandissimo privilegio già poter entrare e poter lavorare in e questo... E portare le istanze perfetto, del popolo perfetto. Qui. Perfetto, allora, poi c'è l'azione politica e devo dire io che nonostante tanti anni, nonostante un ruolo anche di opposizione, che è particolarmente stancante il ruolo di opposizione, il mio entusiasmo, la mia voglia di impegnarmi... Non scema mai. No. Senti, Nello, tra le tue grandi passioni c'è quello della pesca, no? Che è la tua vita, lo possiamo dire, io lo posso confermare, perché sono tante le esperienze e gli aneddoti che tu mi hai raccontato, uno su tutti certamente quello che ha un po' assegnato la tua vita, no? Perché tu facendo pesca hai rischiato di morire, perché durante diciamo, un viaggio a Tunisi, mare sì. In tempesta, torni e grazie alla Madonna tu riesci a fare ritorno a casa. Che ricordo hai di quell'esperienza? Ma il ricordo di quell'esperienza fu, io innanzitutto ho vissuto tanti anni quando potevo andare, cioè il mio luogo per riposarmi, per scaricare tutte le tensioni era la Tunisia e ho vissuto dal 1998 al 2012 fino a quando ci fu la primavera araba, tanti anni quando potevo e avevo un momento, per me era il mio luogo ideale, non solo... I primi anni andavamo là con la macchina, non ti dico, uno caricavamo tutto, tutte queste belle cose. Poi dopodiché con una piccola imbarcazione abbiamo provato a fare la traversata, che erano tantissime miglia, ma tra i pochi nel Mediterraneo. Considera che noi ci fermavamo ai confini con l'Algeria perché la città era tabarca. Quindi noi facevamo 350 miglia, 700 km con imbarcazioni di 9 metri, anche con una di 7,40, ma la situazione di cui ferimento tu era... Niente, durante il ritorno dovevamo ritornare perché c'era la processione della Madonna che era il 15 di agosto, la Madonna di Portosalvo. Purtroppo al centro del canale di Sicilia le condizioni atmosferiche che non si erano nel frattempo perturbate, il mare aumenta con i colpi del mare, si stacca l'ancora, devo dire gli errori, purtroppo lì c'era un errore, la catena dell'ancora era direttamente bullonata allo scafo senza avere una cima che in quei casi si taglia, sa? Quindi si stacca l'ancora e cade quest'ancora a centro del canale di Sicilia. Ovviamente non tocca il fondo, ma noi ci troviamo con il mare quasi in tempesta e 50 metri di catena scesa. Abbiamo dovuto tirare tre persone, eravamo messe davanti. Hai pensato di non farcela? No, no, mai. Abbiamo tirato quest'ancora. L'ancora la tiriamo, si fa notte, nel frattempo il mare diventa bruttissimo. Io lì ho visto un mare che non ho più rivisto in altri posti, il mare diventare bianco. Perché? Talmente forte il vento, il mare che spumeggiava, che la spuma passava da un'onda a un'altra, quindi diventava bianca, le onde infinite e avevamo ancora 60 miglia da fare di notte. E hai invocato la portavo Madonna, la barca io, portavo la barca io e mi sono affidato alla Madonna, perché nel frattempo lì ho cercato di dare almeno il posto, il punto nave. Ho provato a contattare la capitaneria di porto di Pantelleria, di Capobon,
e di Porta Empedocle. Non mi rispondeva nessuno. Mi sono affidato alla Madonna, gli ho fatto mettere i salvagenti e la Madonna. E la Madonna ti ha salvato, all'una e tu sei devotissima, non c'è anno in cui tu non partecipi a questa festa patronale. Sì, però io devo dire già da prima, da piccolo, io sono stato devoto alla Madonna da piccolo, però quella volta non ho potuto fare la processione, è stata lei che me l'ha... Senti, tra il mare e la tua grande passione, sì, perché tu vai spesso anche a Cuba, abbiamo avuto modo di condividere, sì, questo viaggio straordinario, perché tu sei il secondo uomo al mondo dopo un americano che naviga le isole che si trovano nel giardino della Regina Margherita. Sì. Come nasce la passione per queste isole che sono incontaminate, no? Tu ogni anno, almeno una volta l'anno, vai a Cuba, e abbiamo un esempio qua di Nello Di Pasquale Pescatore, questa... Cioè, non so quanto questa pesa. Questa non è cubana, sì, però. Ma quanto pesa almeno una cernia, almeno 15 kg, che tra l'altro pescata questa Ragusa proprio dietro di fronte... alle spalle mie c'è la casa di Montalbano. Senti, invece siamo a Punta Secca. A Cuba, quest'amore per il mare di Cuba, allora, come nasce? Io Cuba la scopro nel 2000. La scopro nel 2000 cercando un charter. Volevo andare a Cuba, viverla e andare a pescare anche. Quindi contatto un sito online e vedo una fotografia, che poi c'è anche una storia su questo, vedo una fotografia di una coppia con la muta, barca a vela, muta e un pesce. Mi dice, questi sono per me. Ed era una coppia di italiani, considerate che questi italiani oggi vivono a Ragusa. Sì, sì, so la storia. Quindi appena vedo, li contatto e vado da loro. Faccio questo viaggio insieme a un amico mio. Siamo sempre in barca, loro ci dicono, ma che fa, non volete scendere, non volete andare a ballare, tu lo sai. Lo so, abbiamo condiviso questa esperienza bellissima, c'è chi pensa unica a Cuba al mondo. In un modo diverso, chi mi conosce, chi c'è stato, sa qual è la mia visione su Cuba. E allora io dico, sì, non, andiamo, voglio stare solo a mare, passiamo una settimana a mare, facciamo il charter, diventiamo amici. Da quel momento, dal 2000, poi io quando ho avuto la possibilità ci sono sempre ritornato. Poi io sono affascinato della cultura cubana, che è un popolo che attualmente ha grandissime difficoltà. Io quindi lo conosco, questa realtà, e la vivo dal 2000, e ci sono stato tante volte. Poi Renato, che è questo amico mio, sono Renato e Valentina, che poi hanno lasciato Cuba, io gli ho fatto conoscere Ragusa. E sono venuti e a vivere a Ragusa. A Ragusa. Che bella storia. E vivono a Ragusa dopo tanti anni. E Renato, che è un navigante, un uomo che ha fatto tanta navigazione, ha vissuto tanti anni a Cuba, poi mi ha trasmesso, mi ha insegnato a navigare lì. E cioè sono veramente uno dei pochissimi che da solo, senza comandante e marinaio, si infila nei giardini della Regina e naviga. E naviga. Sì, mi manca perché ora è un pochino che non il giardino della Regina. E tu vai in crisi di astinenza, io lo posso confermare, sì, perché sì, tu vai letteralmente in crisi di astinenza, sì, sì, dal mare poche, cubano. Poche cose io... mi mandano in crisi, sì, di astinenza, il mare per te è vita. La politica è una grande passione, dedico la stragrande maggioranza del tempo, ma il mare, quando posso, per me è importante. Senti, Nello, tu eri molto legata a tua nonna, no? Che non c'è, sì, più. Oggi, se potesse tornare indietro, che cosa gli diresti? No, e ci sta la commozione, però un pensiero per la nonna, anche un semplice grazie, puoi dire. Mi ha fatto emozionare. E mia nonna, io la chiamavo mamma, quindi, ed era una donna molto particolare, perché restò vedova a 40 anni. In un incidente gli morì il marito e un figlio. Sì, sì. E lei da sola portò avanti. Ha tirato poi, sulla famiglia. Sì, e aveva questo orgoglio del nipote Nello che faceva politica. Non mi posso dimenticare una delle prime volte che mi vede, io ero vice sindaco giovanissimo e venne l'auto di servizio a prendermi, no? Cioè, allora magari sai, per quella generazione l'auto di servizio era, cioè, un grande benefit, un privilegio. Era orgogliosa. Ecco, oggi cosa gli diresti? Nonna, grazie. Grazie, perché sicuramente lei mi ha trasmesso anche alcuni valori importanti, perché era una donna di altissimo livello. Persone serie, umili, semplici, ma persone serie.
Nello, grazie, grazie per questa intensa chiacchierata. Sei stato veramente una persona vera e quello che è venuto fuori è quello che ci tenevamo a far venire fuori da questa puntata. Grazie, grazie di cuore. Grazie.